siamo a Sanremo. Radio Bruno. Tutti cantano Sanremo. In diretta da Sanremo diamo il benvenuto agli Zero Assoluto. Buongiorno. Buongiorno. Ragazzi, buongiorno. Ciao, come state? Guarda, bene, molto bene. Bene, molto bene. Nonostante questa pioggia, noi difendiamo il buon umore. Ma dai, insomma, la pioggia è la prima giornata di Sanremo, dovrebbe essere, insomma, di buon auspicio. È vero. Sì. Ma noi cantiamo domani però. Quindi, esatto. Quindi speriamo in quello. Terza volta a Sanremo, come affrontate questa terza volta? Guarda, Sanremo in realtà è, cioè, non è come affrontiamo Sanremo, Sanremo ti affronta. E noi questa volta però abbiamo deciso di vivercela con grande serenità, con finta tranquillità, perché poi tranquillo non c'è, non stai mai. La verità è che uno potrebbe pure stare tranquillo, e noi ti giuro che ci stiamo riuscendo. Provando. In qualche sì? modo. Sì, con serenità. Ma tanto dentro sai che arriverà il momento dell'esibizione e lì non c'è tranquillità che tenga. C'è quella giusta ansietta. Sì. Sperando che resti giusta. Io appena ne parlo mi sento. Vero. Sudo, mi inizio a sudare. Vabbè, mi spiace comunque. Per questo, ma ne dobbiamo parlare. No, insomma, ma un certo. pezzo che tanti hanno definito molto radiofonico. Secondo me è anche un pezzo molto radiofonico. Sì, molti hanno definito anche dance, non è dance per niente. No. Nel senso, è un pezzo, un uptempo, un pezzo paradossalmente un po' fuori dai canoni sanremesi, nel senso che siamo abituati solitamente, anche noi abbiamo sempre portato ballad, poi fondamentalmente. Questa volta invece c'è un pezzo che ha un certo tiro. Quindi, insomma, per noi. Sì, è veloce, per diciamo gli standard quelli sanremesi dove uno si aspetta. Una canzone con l'orchestra, tecnicamente un uptempo, sì, così si dice up-tempo, e fa figo, giorno, è come di veloce, Thomas. Ci siamo rimasti incollati, capito, addosso, però, come dire, un pezzo veloce, nessuno sa che significa. L'ho spiegato adesso, un pezzo veloce uptempo. Esatto, va bene. Okay. Allora, avete dichiarato che Carlo Conti proprio vi ha voluto a questo festival, voi siete grati a Carlo? Beh, certo, molto, ragazzi, molto. Noi siamo grati a tutte le volte siamo venuti al festival a chi ci ha scelto, è inevitabile. Perché la verità è che poi diciamo i direttori artistici sono i conduttori, fanno questo e quindi ti scelgono e tu ne sei grato, giustamente. E quindi abbiamo una persona in più da ringraziare nel corso della nostra esistenza. Ma questa canzone quando è nata? In che periodo? Questa canzone è nata subito dopo L'amore comune, devo dire, nel frattempo, insomma, mentre in autunno. In autunno, sì, ma anche in mezza estate, devo forse dire, forse. Estate autunno. L'abbiamo ascoltata e devo dire, abbiamo proprio ci siamo guardati e abbiamo detto portiamo questa canzone al festival. Proviamoci, anche perché non era proprio diciamo quel sound che dici a Sanremo, però forse proprio per questo sì. Quindi insomma intorno all'estate autunno abbiamo aspettato, perché sennò saremmo usciti direttamente subito dopo L'amore comune con questo brano. Quindi insomma avete aspettato Sanremo. A proposito della serata delle cover, invece io vi adoro perché farete Goldrake. Faremo Goldrake. Ma ci abbiamo pensato, a parte che c'era una versione di un ragazzo, un cantautore napoletano, Alessio Caratura, aveva fatto una versione acustica. Noi abbiamo preso spunto da lì, abbiamo fatto questo arrangiamento super emozionante, lo dico nel senso non facendoci complimenti, perché il merito molto è dell'orchestra, anche insomma, sentire 50 maestro, elementi d'orchestra che suonano Goldrake è emozionante. Ma se ci pensi bene, poi sono Goldrake vive di quel, è una di quelle canzoni come insieme a tanti altri cartoni animati che sono le prime hit che ti entrano dentro, cresci e sono le prime volte che se ti metti a cantare qualcosa canti quelle, le sai già perché fanno parte di quella fase iniziale, almeno nella nostra generazione, che dove tu sentivi queste cose, poi non ti ricordi più che sei stato martellato, però ce l'hai dentro, no? Sì. Un po' come volare, un po' come... Primi concerti della mia vita sono stati tra ragazzi, me e il televisore, non è un caso, non è un caso che una dei super ospiti sarà Cristina D'Avena. Sembra quasi fatta apposta, sì. Che non cantò quella canzone, ovviamente. No. Ma quella canzone poi abbiamo scoperto, rifacendola, che comunque chi l'aveva registrata ai tempi era tipo un giovane concato alla voce, cioè cose che non ti aspetti. Ed è di Vince Tempera, che ci ha scritto un SMS. I complimenti, sì, no, cioè, sulla fiducia, avete detto, ho saputo, avete detto, grazie mille, ho detto, speriamo, maestro, gli ho risposto, gli aver fatto, no, mi piacerà sicuramente. Poi è venuto alle prove, è venuto. E quindi pare che gli sia piaciuta. Beh, se c'è la sua approvazione, allora. Abbiamo l'approvazione di Vince. Non mi sento in colpa. Prima di entrare sul palco, che cosa pensate? Se pensate a quello così, però, no. Dentro di me, penso a piacere, voglio andare via. È uno di quei momenti in cui forse pagheresti delle cifre importanti per smaterializzarti. Magari 1.000 euro e scordiamo. E stai sul tuo divano Shadow Dax e ti godi la vita. Ma ragazzi, posso dire una cosa adesso? Ma di una comodità. Guardate, potete restare quanto volete, però intanto mi salutate gli amici di Radio Bruno. Lì. Amici di Radio Bruno, intanto noi ci si vede tutte le estate. Se state in Cembitate, ecco. Cioè, faccio un casino. Però al di là di questo, vi salutiamo e vogliamo un bene dell'anima, ma lo sapete già. Ciao.